Eurospin, finalmente un vlog all'Eurospin. Ciao Nancy, siamo qua all'Eurospin e abbiamo trovato uno un po' più grande, quindi speriamo di trovare qualcosina di più buono, sia di cosmetici che di cibo. Vorrei trovare. Siamo sul secondo canale, ragazze, quindi iscrivetevi se ancora non siete iscritti. Qua c'è gente, c'è un sacco di gente. Ma noi non ci frega, le nostre missioni sono più importanti. Più altro, no, si sente. Comunque siamo gli stacchi. Siamo vicino alle noccioline. Ci sta. Gli anacardi non ci sono. No, che sale, non ci sono mai. Costa poco, la frutta secca. Le arachidi un euro. Mamma mia, pochissimo. Guarda, queste dovrebbero essere tutte schifezze, no? Praticamente zucchero e coloranti e schifezzine varie. No, l'amor di Dio. Questi sono belli, sono interessanti, guarda qua. Sono tutte delle zuppe, fagioli, zuppa di legumi, farro. Sono bellini. Fagioli verdi, qua. Guarda come sono strani. Eppure la cicerchia. Cicerchia, lenticchie rosse, fagioli. Ma poi sì, i semi di chia, 3 euro. Semi di sesamo, semi di papavero, semi di quinoa. Poi sei andata. Ma questa è proprio la quinoa, Farina di castagna. Andà pronto. Prendiamola. Siamo anche dolci. Sì, prendiamo la farina di castagna. Questa. E prendiamo anche la farina di cocco. 1,59 costa poco. Pure questa. E i cioccolatini. Questa. Vediamo se c'è l'olio di palma. 99 centesimi. Che cosa c'è? Zucchero, latte, pasta, emulsionanti. No, non c'è. Prendiamoli. Non c'è il. Non c'è l'olio di palma, guarda. Latte in polvere, pasta di cacao. Belli questi, bacche di goji, cranberries, costano poco. Ma vedi se sono solo bacche di goji? Perché a volte ci sta anche, solo bacche di goji. E costa, bacche di goji, 2,89, una bella busta. E questi sono i cranberries. Bellini, guarda, c'è pure il farro perlato. Sono quelli che facciamo 99 centesimi. Sono gli anacardi? No, le banane secche, però a volte c'è lo zucchero dentro. E infatti qua ci sta olio, zucchero. No, non mi piace. Wow, ragazzi, questi sono il male. No, sono buoni. Olio vegetale di palma, perciò. Peccato, olio di palma, no. I pistacchi, bisogna sempre controllarla la frutta secca. Queste, guarda, mandorle 2,29. Questo è più caro, questo reparto. Questi non vanno bene perché non sono naturali, sono tostati e salati, sanno solo di sale. Ma è vero, sono troppo pieni di sale, non mi piacciono. Tutti. Se no questi, guarda, quelli che abbiamo utilizzato per fare il burro di arancia, non questa marca, però erano così con la buccia. Di mela che piacciono a Nancy. Buone. Lo snack buono. E guarda qua cosa c'è. Questo dobbiamo controllarli, preparati, senza glutine. Senza glutine, frollini con miele, senza glutine. Se c'è l'olio di palma. Però Eurospin, non ci deludere, amido di mais, amido di tapioca, figa, zucchero, olio di palma. No, dai. Anche quelli a cacao. Io penso di sì. Cacao, non ci deludere, dai. Olio di palma, no. Vabbè, comunque allora non è cosa proprio. Vabbè, la pasta. Questa è pasta di mais senza glutine. Intollerante al glutine, nella pasta non c'è l'olio di palma, però peccato. Che bellino pure il couscous di mais e il bulgur, sempre senza la vellutata di piselli. Però a me sta roba in polvere, boh. E poi io mi chiedo, no, vellutata di piselli, ma che ci vuole a frullare due piselli? Magari si schiaccia una patata dentro e fatta vellutata, no? Naturale e buona. Eccolo qua, riso venere, trovato. Quello che comprai in Puglia, vi ricordate ragazze, quando andai in Puglia andai un Eurospin là e feci anche la ricetta in quel vlog. Perché poi è tipo il riso basmati, però è un po' più buono. Sì, è buonissimo, sto qua, è molto molto sano, integrale, riso venere integrale. Guarda, per sfizio ho controllato sti cereali e non c'è l'olio di palma in questi qua. Anche in questi. Frumento tenero integrale, zucchero, miele, sale. Falle vedere e sono integrali. Non sono male,
Questi sono semplici e questi sono con cioccolato. Ho trovato delle robe bio, miele biologico, arancia amare. Vediamo solo succo di mela. Quindi non dovrebbe esserci zuccheri aggiunti, succo di mela, arancia amare. Infatti, questo mirtilli nero, wow. Apriamolo quello di mirtilli. Bello, eh? Controlla sempre che non ci sia lo zucchero aggiunto. Mirtilli nero e succo di mela concentrato. Perfetto. Poi vabbè, sta crema alla nocciola lo vogliamo controllare, ma penso che... Vabbè, sì, vabbè, pieno di olio di palma, si sa, quindi no, non è cosa, se schifezzine non ci piacciono. Trovate anche le gallette, farro d'agricoltura biologica, queste le prendo. Poi ci sono anche quelle di riso e di mais. Ah, ci sono anche queste qua, hai 5 cereali. E queste con la cioccolata. Cioccolato! Eccola, è arrivata. Dove c'è il cioccolato? C'è lei. Che differenza c'è? Cioccolato fondente e latte. Ah, io prendo queste qua al farro. Io prendo questo cioccolato. Brava! Nel video si spera. Qua c'è l'olio di palma. O possiamo? Sì! Cioccolato fondente. Questo è buono, 72%. A me piace la percentuale ancora più alta. 75%. Quanto costa questo? Questo 1,35. Costo 2 euro. Ma è di più forse quello, 600 grammi. Anche. Bevanda alla soia piena di zucchero. Io non la prendo perché io la voglio, sapete, senza zuccheri aggiunti. E alla mandorla. Quando leggo bevanda alla mandorla già non mi piace. Che vuol dire stanno... Infatti acqua, zucchero e mandorle. No, no, no. E vai, trovate anche cosmetici. Adesso li guardo tutti. E mi guardo tutti gli inci e poi faccio il video sul mio primo canale. Sono bio. Viva. Invece non vanno bene, ve lo dico già da mo', perché ci sono brutti conservanti, quindi non li prendo. No, no, no. Oh, perfino i trucchi. Ombretto corto, fior di magnolia, pieno di dimeticone e schifezze. Che schifo. Powder. Ma tutto schifo sta roba. Mamma mia, ci sta la peggio dentro. Ecco qua il nostro bottino. Come al solito ci hanno cacciato. Va bene. Comunque speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ci odiano tutti i supermercati del mondo. Mi raccomando, se ci è piaciuto metteteci un bel pollice in su. È vero Nancy? Tanti vlog al supermercato li dobbiamo fare. E ci vediamo ben presto con la recensione di tutti i prodotti, sia alimentari in questo canale e cosmetici sul primo canale. Vi mandiamo un bacio grande. Ciao, ciao dalle vostre inviate del bio.